Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Oggi sono qui per parlare delle prime due letture che ho fatto a tema Stregaton, quindi la maratona di lettura a tema premio Strega. Ho letto due romanzi finora, La stanza profonda di Vanni Santoni e Le notti blu di Chiara Marchelli. Li ho letti entrambi in ebook perché se avete letto il mio post sul blog su come affronto lo Stregaton quest'anno, ho pensato di andare molto di pancia e quindi per assecondare l'istinto e l'ispirazione del momento, abitando anche all'estero, ho pensato di scaricare nel momento in cui volevo cominciare a leggere un romanzo esattamente quello che volevo. Quindi posso farvi vedere le copertine, ma purtroppo il mio Kindle è anteguerra e quindi sono in bianco e nero. Perciò cominciamo con La stanza profonda. Io non avevo mai letto Vanni Santoni, quindi non avevo idea di come fosse lui come scrittore e sapevo solo vagamente del suo romanzo precedente, Muro di casse, che appunto trattava della cultura dei rave. Quindi parto da una posizione un po' diversa rispetto a tanti altri lettori. Nonostante questo, il suo romanzo mi è piaciuto veramente tanto e è un romanzo a cui continuo a ripensare, non tanto per la storia in sé, ma per questa tematica dei giochi di ruolo come, in un certo senso, predecessore di quella che è l'era che stiamo vivendo adesso con i social media e internet. Ma mi spiego meglio. La stanza profonda è un romanzo particolare, nel senso che comincia subito con uno stile che normalmente non vediamo in letteratura, che è il parlare alla seconda persona singolare. Quindi il lettore è un attimo spiazzato all'inizio proprio perché è un modo di rivolgersi a chi ti sta leggendo un po' particolare, ma secondo me Vanni Santoni riesce a farlo bene e quindi si riesce facilmente, ecco, a entrare in sintonia con questo tono di voce. La storia è un romanzo, quindi è sì inventata, ma è anche ispirata a fatti realmente accaduti, che lo scrittore rielabora e rende romanzati. Fatti realmente accaduti in Italia e nel mondo, ma anche nella vita dello scrittore, perché se non erro Vanni Santoni è stato lui stesso dungeon master per una cosa come 20 anni. Quindi questo libro parla di quella generazione dei nati alla fine degli anni 70, inizio anni 80, che appunto vede nei giochi di ruolo un passatempo molto importante, perché non è un passatempo come tutti gli altri, bisogna trovarsi il proprio gruppo di persone, creare questi mondi immaginari e quindi è anche un hobby che richiede molto tempo e dedizione. Il romanzo però non è solo la storia di questo ragazzo di quest'uomo che ha circa 40 anni, ritorna in provincia e ripensa appunto alla sua giovinezza. Quindi vediamo com'era il doversi trovare un gruppo di amici per poter fare giochi di ruolo, ma vediamo anche com'è ritornare alla provincia dopo tanti anni che non ci si abita più. Vediamo uno spaccato anche della storia della società italiana negli ultimi 30 anni. E c'è anche un viaggio in America per incontrare il creatore appunto di Dungeons and Dragons, che è il capostipite, forse il più famoso fra i giochi di ruolo. Però appunto, come vi dicevo, non è tanto la storia che è sì molto avvincente secondo me. Ed è anche quel tipo di storia che vi invoglia a informarvi di più, in primo luogo, su tante cose che vengono citate e vi invoglia anche a leggere libri, perché se andate a leggere le note, in fondo al romanzo, alla fine, vengono citate varie altre pubblicazioni, come ad esempio Absolutely Nothing di Giorgio Vasta e adesso mi pare che ci sia anche un altro autore, che è un libro uscito l'anno scorso. Ma, dicevo, oltre a tutto questo, questa proprio idea di base del gioco di ruolo come un qualcosa che è sì una controcultura, è un qualcosa di nicchia in un certo senso, perché non è un qualcosa che tutti facciamo, che però, pur essendo stato preso in giro, ridicolizzato, marginalizzato e, come viene citato anche nel romanzo, capro espiatorio per andare a spiegare il disagio, diciamo, di un giovane che si toglie la vita,
È in realtà anche il capostipite di tante altre cose che ci sembrano ora normali e a cui tutti partecipiamo. E questi sono proprio appunto i social media, perché giustamente Santoni dice la scheda personaggio che si deve creare quando si va a cominciare un gioco di ruolo, altro non è che il profilo che noi mettiamo online, che è un profilo, come dire, manipolato da noi stessi, è appunto un qualcosa che noi vogliamo mostrare, dove vogliamo mettere in evidenza i nostri punti di forza. E su questo aspetto, secondo me, l'intervista che hanno fatto Diana e Andrea, che Diana ha mandato nella newsletter dello Stregaton un paio di settimane fa, mi sembra che sia Diana a fare questo parallelismo nell'intervista fra quello che è il concetto di trovare la propria nicchia che c'è nel romanzo e che c'è e che sta dietro al mondo dei giochi di ruolo e il mondo di internet, perché giustamente, come risponde anche Santoni nell'intervista, è vero che un tempo le persone che si frequentavano erano quelle che semplicemente la vita ci metteva davanti, i compagni di scuola, i vicini di casa, le persone che si incontravano dove si andava in vacanza. E quindi chi come il protagonista volesse cominciare un nuovo hobby come quello dei giochi di ruolo, dovesse quindi trovarsi i suoi compari o trovare un buon master, doveva fare una ricerca assidua e difficile, mentre ora questa ricerca della nicchia avviene proprio attraverso i social media, dove la posizione geografica in cui ci si trova non è importante, è completamente irrilevante perché si può appunto trovare qualcuno che abbia i nostri stessi interessi e si può fare gruppo con gruppi su Facebook, gruppi intorno a blog, eccetera, eccetera. Quindi l'ho trovato veramente molto interessante, vi invito ad andare a recuperare quell'intervista perché è veramente ben fatta. Quindi, in tutto questo basta, direi che ho parlato abbastanza di Vanni Santoni, e di nuovo è un romanzo che io veramente vi consiglio e se l'avete letto fatemi sapere cosa ne pensate. Passiamo al secondo romanzo che è Le notti blu di Chiara Marchelli, di cui vi mostro di nuovo la copertina in bianco e nero che non rende per niente perché se andate a sbirciare l'originale, appunto c'è tutto il mare è blu e quindi aiuta anche visivamente. È un romanzo completamente diverso rispetto a quello di Vanni Santoni ed è un romanzo che si muove fra l'Italia e l'America. I due protagonisti sono Larissa e Michele, una coppia sposata da tanti anni che da qualche decennio abita a New York e che si ritrova in apertura del romanzo ad affrontare il quinto anniversario dalla morte del figlio Mirko, che si è tolto la vita improvvisamente, senza dare alcun segno, senza lasciare alcun messaggio, 5 anni prima, durante le vacanze di Natale, mentre erano tutti in Valle d'Aosta in vacanza, con anche la moglie di Mirko, lui prende una dose molto alta di sonniferi e muore. Si suicida così. Il romanzo si apre perché succede un fatto che non vi voglio dire per non rovinarvi la sorpresa. Succede un fatto che fa sì che Larissa e Michele debbano in un certo senso andare a scavare nella vita del figlio e si ritrovino di nuovo a spostarsi tra l'Italia e l'America per questo motivo. Ma il punto non è tanto quello, non è tanto la ricerca della verità da parte di Michele e di Larissa. Il punto è più esplorare quello che è il rapporto fra due persone, cosa significhi mettere insieme, costruire una famiglia, trovarsi poi con questa famiglia distrutta da ovviamente un dolore come quello del lutto. E cosa significhi cercare di mettere insieme i pezzi di qualcosa che si è frantumato? Il romanzo riesce molto bene, secondo me, a farsi sentire tutte le voci, la voce di Larissa, la voce di Michele e paradossalmente anche la voce di Mirko attraverso i ricordi dei genitori.
E queste notti blu del titolo altro non sono che le notti insonni che Mirko da bambino si trovava a suo discapito da dover passare e che Michele ad un certo punto decide di passare con lui. Quindi una volta che Michele si rende conto che suo figlio ha dei problemi, si sveglia la notte perché non riesce a dormire, lui punta la sveglia per stare con lui in cucina e gli prepara latte e miele. Adesso che Mirko non c'è più, Michele non riesce a dormire proprio perché suo figlio si è tolto la vita e si ritrova di nuovo in quella stessa cucina a prepararsi latte e miele anche se lui il latte non lo può bere. E deve cercare di riempire questo vuoto. Quindi vediamo come Michele reagisce in un modo, Larissa in un altro. Vediamo anche questo continuo rimando al, come si chiama, alla teoria dei giochi, perché Michele è un matematico e quindi questi discorsi anche teorici sulla matematica ritornano nel libro. Secondo me quell'aspetto è fatto molto bene, per quanto io non sappia niente di matematica, a quei livelli perlomeno. Però, nonostante tutto, nonostante sia molto ben scritto e nonostante sia coinvolgente nel riuscire a farci entrare nella vita di queste persone, c'è qualcosa che non mi ha convinto del tutto di questo romanzo e non voglio bocciarlo perché secondo me è un bel romanzo ed è una storia molto classica in un certo senso. È la storia, se vogliamo, di un matrimonio in un certo senso. Però c'è qualcosa che manca, secondo me aveva il potenziale per essere ancora più potente in un certo senso come narrazione, però manca qualcosa, non riesco a capire se forse tutta questa mia idea sia l'influenza di tutte le serie TV che guardo, perché può anche darsi, siamo talmente abituati a vedere serie TV dove ci sono colpi di scena e scene drammatiche anche e cose talmente inaspettate che forse mi sarei aspettata qualcosa del genere anche da questo libro, qualcosa di più viscerale, ecco, no? Forse è quello. Però, di nuovo, non voglio comunque scoraggiare nessuno alla lettura di questo libro perché penso che sia comunque appunto ben scritto e una storia, costruita molto bene anche. Però ne volevo parlare con voi proprio per sapere se qualcun altro l'ha letto e quali sono le opinioni degli altri, perché io non ho guardato altre recensioni online, ho solamente ascoltato un podcast dove la scrittrice parlava del romanzo, quindi ho cercato con queste letture di proprio buttarmi a tabula rasa e proprio per questo sono curiosa di sentire le opinioni di altri per confrontarmi e vedere, insomma, cosa ne possiamo trarre tutti insieme. Quindi niente, spero di parlare con voi nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!